sua per le mie limitatezze. Lei mette in discussione la globalizzazione perché poi la trasferisce nell'autoritarismo. È un discorso politico molto No, no, ampio. no, 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 non è autoritarismo, è se altra cosa. l'ha buttata là in Glielo attesa che chiarisco in due battute. richiama l'umanesimo e per qualche verso mi ha fatto ripensare all'umanesimo del lavoro di Gentile. Anch'io Sì, va voglio bene, sì. tentare di Fa essere benissimo, fa provocatore. benissimo, sì. Mette in discussione il primato della politica e mi fa tornare a Gioberti. Mette in discussione la regione, e io immagino la regione come si usa ora, la nazione, lo Stato, e si richiama al territorio. E qua mi ha lasciato un tantino vieppiù perplesso. Mi sono ricordato Bossi. La territorialità, insomma, torneremmo ad alcune considerazioni, ma io le riprendo perché io ho compreso che lei, fra l'altro, volutamente ha lanciato la pietra per la provocazione alla discussione. Io ho cercato, no, mentre lei lanciava queste interessantissime provocazioni, ho tentato di riportare il tutto, quindi alla scuola, che è il nostro riferimento. E lei ha detto altra cosa, giusta, qua ecco sono perfettamente d'accordo, per l'altro che io direi con molta arguzia ha detto, mi ha messo in difficoltà, quindi non sono in grado di confutare, a bracci mancherebbe altro, avrei bisogno di riflettere molto di più. Invece credo di aver afferrato in pieno una osservazione, io direi pessimistica, lei dice a 40 anni siamo macchine superate, obsolete, c'è già la macchina del ventenne, macchina aggiornata che ci sostituisce immediatamente. O quantomeno questa è la cultura del mercato, per cui anche l'uomo diventa un prodotto del mercato e quindi una macchina da comprare, vendere o smantellare o porre nel noncale. Quindi sono riuscito però ad afferrare un concetto che fra l'altro mi stimola grandemente. Il concetto è al centro delle nostre discussioni. Quando avrò detto qualcosa di insensato, mi corregga. Lei dice, se ho capito bene, al centro deve essere l'uomo. Ma questa scuola attuale, la nostra, no? Dove i docenti, prima ancora, io spero che nessun docente mi aggredisca, ma siccome era stimolante la provocazione, dico quello che riesco a dire subito, l'altro ripeto, non discuto perché non sono attrezzato, no? E anche per non fare una pessima figura. Però venendo alla questione della scuola, l'uomo al centro dell'attenzione, il che vuol dire il giovane al centro dell'attenzione della scuola. Bene, se io dovessi registrare la realtà nostra, al centro non è il ragazzo, è il professore. Al centro dell'attenzione in Italia è il professore che sovente si esibisce. Sovente si inventano le cattedre prima ancora della necessità di avere un certo indirizzo didattico perché c'è una richiesta e solo fornire occupazione al docente disoccupato. Quindi non c'è l'attenzione alla umanità che chiede informazione, che chiede cultura, che chiede di poter crescere. C'è l'attenzione innanzitutto a vedere di moltiplicare cattedre che non hanno sovente alcun significato. Io non so quanti indirizzi, no, di lauree ci sono in Italia, intorno a 300 qualcosa del genere, no? In un quadro del genere, a fronte della discussione che c'è stata in questi giorni,
Non mi è parso in nessun momento di capire che la preoccupazione fosse lo studente. La preoccupazione era dei docenti, come non essere, non dico controllati, come non dar prova sistematica di sé così come la devono dare gli studenti. È una cosa che non ho capito, ma che del resto lei ha detto, e dopodiché ho chiuso. Nel contestare i crediti formativi. Certo, la parola crediti formativi può aver creato un qualche problema di impatto psicologico, oppure linguistico, forse è brutto il termine crediti, mi sembra un po' andare a fare riferimento alla bottega, si va alla a fare banca. Alla banca, bravi. Quindi, ma sottintende una cultura, le nostre parole sono fotografie globali dello spirito, non vanno mai isolate e giustificate. Per cui quando si parla di una determinata, cioè i latini avevano, e poi la scolastica lo ha molto specificato, e c'è una scienza che praticamente studia la parola in quanto tale, cioè la parola per quanto inconscia è di fatto una fotogrammetria dello spirito, già che stiamo in fotogrammetria. Per cui uno si può fermare su una parete, però ha dimenticato che c'è la parete opposta, l'altra, cioè voglio dire che ci sono più dimensioni. Allora io credo che effettivamente quando noi affrontiamo questi problemi non possono essere affrontati, io chiedo scusa tra virgolette, perché in effetti ho molto stima del politico, indipendentemente da quello che può sembrare la mia parola, perché di fatto la sorte degli uomini è in mano loro. Non fosse per questo, non fosse altro per questo dato, bisogna avere un'alta considerazione. Il problema dunque non sta nel dato politico e nella qualità della politica. Il problema non sta nella regione e nella qualità della regione. Il problema non sta nel territorio, sta praticamente nella qualità del territorio. E mi spiego, per esempio, quando noi chiamiamo la Puglia è un gravissimo errore, perché di fatto si chiamano le Puglie come si chiamano le Marche. E allora io di fatto le Marche, che sono diverse la Marca Anconetana dalla Marca Ascolana, e le posso raccontare le caratteristiche di ognuno di questo, dal Maceratese, e da quello che poi sono le Marche che vanno in alto, come sono quelle di Urbino, che addirittura sono Emilia Romagna, sono veri e propri romagnoli, neppure emiliani. Quindi la Puglia, per esempio, non è Puglia, ma sono le Puglie, dove se andiamo dai tempi antichi, senza voler fare Peucezia, eccetera, no, la Pigia, eccetera. Ma oggi come oggi ancora sono avvertite fortemente le differenze tra quella che era l'antica capitanata e quindi il foggiano, dove quando li senti ancora napoletani quando parlano in dialetto, da quello che è la terra di Bari, che si divide a sua volta in due grandi realtà, che poi si traduce in cultura, in economia, in politica, in gestione, in umanesimo, in beni, eccetera, come quella della costa, e quindi aperti, e quindi con il commercio. Si prende la mia Molfetta, 1058, noi facciamo questo contratto con voi di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, non solo per motivi commerciali, ma ex proximitate sanguinitatis, addirittura per parentela, e io capisco qual è la parentela, storicamente sarei in grado di spiegarla perché. Quindi poi entriamo in quello che è la Grecia, e quindi tutto il mondo che lo potremmo chiamare quello di Otranto, Lecce, eccetera. Una gestione di un territorio così complesso, basti arrivare in certi paesini della Grecia, che parlano ancora in greco, o andare nel nord della Capitanata, e quindi sul Gargano, dove parlano ancora slavo e c'hanno ancora le icone, sia pure perse come concetto di affreschi che si trovano, io mi trovo ad avere un universo sotto di me, e da Bari partono delle direzioni regionali, che non sono
l'attenzione verso l'uomo. Quindi l'attenzione verso l'uomo è sempre una tridimensionalità, voglio dire, allora è molteplice. Oggi c'è la interdisciplinarietà. La interdisciplinarietà non è un momento di scuola o un momento di tavola rotonda, è una coscienza interdisciplinare dove avverte più il disagio che la contentezza, perché la contentezza appartiene all'apparato di una mente che va così, gestisce così e non esiste altro, e avvengono le distruzioni di fatto del territorio e della collettività. Ecco perché io dico, no, quello che ho detto so benissimo, forse non è capito, perché si parte in quarto. Quando io parlo di politica, io parlo di una certa politica, perché la polis è proprio nostra mediterranea, nasce proprio con radicamenti forti. Quindi quando si parla di Grecia, c'è la Magna Grecia, ed è proprio la nostra terra che ha fatto la politica. Io non so se la polis di oggi ha questa gestione, e la polis che è data per territori piccoli, non è data per le grandi realtà, il che significa dunque che già nasce quella perplessità, che una cosa è gestire 10.000 persone, altra cosa sono 60 milioni di uomini. Quindi incominciano a nascere delle difficoltà per chi fa studi, ma è imbevuto dell'attuale tenerezza verso l'uomo. Incominciano allora a non nascere più quelle sicurezze e quelle sicumere di fenomeni. Quindi se la polis è di fatto per una gestione di un piccolo territorio, quindi di poca popolazione, ha delle norme, ha delle regole insite in natura che non le crea né l'università né le creano altri, ma vanno rispettate perché sono connaturate. Allora bisogna avere anche la umiltà di porsi di fronte a queste e a dire se vengono rispettati o meno. Non è uno statuto esterno o uno statuto storico che di fatto fa una realtà nuova. Io come meridionale sono ancora offeso del 1870, quando abbiamo perso un nostro re e ce ne hanno dato un altro con ben altra identità e ben altro DNA, e ancora oggi noi lo avvertiamo. Io non voglio fare politica perché ci sto dalla mattina alla sera da 40 anni, ma in senso non di politico che entra nella politica, ma voglio dire dell'uomo che riflette e sulla pelle della gente, sul sangue della gente lo vede il problema e lo avverte. Quindi io parlo di certa politica, di certa regione, di certo territorio, di certo, voglio dire, di certa realtà. Come ho detto, globale prima, io mi spiego subito, quando gli ho detto, guardi, in due battute gliela posso dire. Quando io vado in Toscana nel 500, parlo 500 per non andare a tempi anche più recenti, io che sono di Firenze, no, vedo come gestiscono a Pisa e dico, ma guarda un po', lì c'è da migliorare, da noi si potrebbe prendere questo da Pisa, e quello di Pisa dice, lo prenderò da Firenze. Ma poi i due guardano a Lucca, e quelli di Lucca hanno questo, e quindi, e poi quelli di Lucca guarderanno ancora all'altra città che sta accanto. Voglio dire allora che la storia del concreto, del farsi dell'uomo anche nella gestione, è fatto di esperienze. Quando noi andiamo verso la globalizzazione, noi non abbiamo più dei dati concreti di confronto per la maturazione dei popoli nel loro sviluppo. Noi andiamo verso un unitarismo concettuale del quale la gestione è impossibile più muoverla, perché i poteri non li puoi più smuovere da nessuna parte, sia di potere politico sia di potere economico. Quindi praticamente si perde la libertà. Io la penso così, ma non perché appartengo ai globali, perché non c'entro proprio niente, no, e non mi identifico per niente, ma voglio dire allora che ci sono dei problemi sui quali veramente bisogna riflettere, perché l'uomo, tra virgolette, in senso positivo, lo dico, è scimmia, come vede vuole fare, ma quando gli manchi il far vedere l'altro, questa scimmia non funziona più. Quindi noi andiamo di fatto verso una dittatura internazionale, che poi dopo tutto si gestisce, ma non c'entro io, c'entro quell'altro, lo vediamo già nel nostro territorio. Quando le vai, non c'entro io, bisogna andare là, è un rimando continuo, e l'uomo soffre, e le città non si svegliano, e i secoli passano. Noi stiamo ancora sotto occupazione nel 1870, io la penso così, stiamo ancora sotto occupazione.
Lei si rende conto che quando adesso i quattro progetti europei che sono stati fatti, chiedo scusa sempre perché poi entra nella scuola, i quattro progetti europei che sono entrati sono tutti per il nord, dove significa più ricchezza, più movimento, più mobilità. Ma lei si rende conto? Ma lei si rende conto che quando noi dobbiamo fare da Benevento a Foggia c'è un solo binario e stiamo in linea internazionale per andare all'Oriente e noi raddoppiamo le linee Roma, Firenze, Milano, dove i chilometri si possono fare e dove i treni sono ogni ora. Questo significa mettere a noi ancora in una inciviltà, in un ghetto. Effettivamente noi siamo la vera Africa del nord, dove si vendono i prodotti e dove si vanno a pigliare i prodotti. E i nostri politici, non lei per carità, che ci stanno a fare? Anche loro, se si ribellano all'interno della realtà politica, non si muovono, non hanno quell'incarico, non hanno quell'altro. Quindi è tutta una gestione di occupazione. Parliamoci chiaro. Ecco la libertà della coscienza e la scuola la deve dare. La scuola, per essere libera, non può non essere, voglio dire, una realtà che non fa piacere al politico. Perché di fatto gli smuove un po' quel che è l'ordine. Per lo Stato importa l'ordine, o è di dittatura o che è democratica, gli importa l'ordine. Che significa che le cose vadano avanti così. Io credo che ho imparato questo nella vita. Ho detto che ho vissuto il golpe di Stato di Videla e mi sono formato al Russicum per i paesi comunisti. Completo il concetto. Uno, mi pare comunque che sia stato positivo il mio sollecitare, la provocazione, perché sì. È venuto il vero spirito di Monsignor Amata e quindi ci ha chiarito meglio. Un'altra mezza provocazione. Sì, ma io sono abituato. No, ma andiamo, perché mi pare interessante il dibattito. Stranamente, e io poi mi sono posto un problema. Lei non ha detto 1860, ma ha detto 1870 e mi ricorda la breccia di Porta Pia. Ha fatto bene. Quindi io ho pensato ad altro a quel momento. Ho detto, ma qua ho di fronte un antipapista o un papista, perché non vorrei... Il mio museo c'ha tutta la parte del... Io scherzando dico che c'ho il museo dei perdenti, perché tutta l'Italia, da dove si va, in Italia dove si va, qui dormì Garibaldi, qui tutta la parte, insomma, tutto pieno, come a dire qui fece pipì Garibaldi, insomma, perché l'Italia sta tutta piena di questo, salvo che quando si va in Argentina se lo possono sparare lo sparano. Garibaldi, perché Garibaldi di fatto lì risulta di essere un ladro di cavalli, gli tagliarono l'orecchio e quindi perciò andava con il caschetto per non essere visto, perché veniva adocchiato subito come un ladro di cavalli. Sì, perché la storia è dei due mondi, ma in effetti appena appena del nostro piccolo territorietto, insomma, quindi i due mondi non esistono. Ecco perché dico che bisogna anche girare, perché allora una cosa è che lo esalta l'Uruguay a Montevideo con la sua casa, perché fece, però la storia è molto più complessa di quella. Io dicevo 1870 nel senso della completezza poi del fenomeno italiano in quanto tale, non per altro, non è che sì. Sono stato cattivo io a dire. No, io potrei essere ancora più cattivo dicendo che di fatto è storicamente vero, e lì io ho tutte le armi, ho tutta la documentazione. Il Papa Pio IX no, volle soltanto che giuridicamente risultasse che era stato praticamente una violazione del diritto internazionale. Quindi aveva dato disposizione che non si sparasse affatto, proprio perché si vedesse che era vera e propria occupazione. Guarda caso che lì c'erano soltanto tre a Porta Pia. Quando la emozione, quella sparata l'ha pigliata in fronte all'italiana e hanno fatto tutto quel monumento, chissà come hanno sfondato. Lì stanno le fotografie, c'è tutto praticamente. Per giunto un piccolissimo incidente, un colpo è sparato eppure in pieno l'ha pigliato. E ne hanno fatto tutto un movimento. Quindi voglio dire, per scherzo posso anche dire le cose vere, insomma, storicamente. Quindi tutta quella breccia di Porta Pia, ma che breccia, era già tutta aperta. Completo, tornando ai... crediti, per cui io la considerazione che hanno fatto alcuni docenti ieri demonizzando i crediti mi ha sorpreso grandemente,
perché per quello che mi riguarda una, poi mi bocci di nuovo, no? E una considerazione che faccio è che mi permetto di dire che per parecchi docenti universitari la scuola di massa fa comodo. Fa comodo perché si cade nell'anonimato. L'individuo si confonde con la massa. La lezione è anonima, astratta, indifferente alle attenzioni dei singoli, spersonalizzata. I crediti, ma usiamo un'altra parola se non ci piace crediti, la valutazione, io direi periodica, sistematica, è un ritorno al richiamo di una scuola media, non per infantilizzare l'università, ma perché si ritorni a coltivare i rapporti tra docente e discente. Io tra Aristotele e Platone ho amato da ragazzo Platone. Anch'io. No? Ancora oggi. Perché Platone, ecco, discuteva con il discente in maniera colloquiale senza porsi in cattedra. Ecco, questo, ecco, immaginerei così l'università, ma ahimè, mi dispiace dirlo a chi insegna all'Università di Bari, ma pareva che le baronie fossero state chiuse in quella iniziativa di contestazione che poi, direi, tralignò in vicende che non avevano nulla a che fare con la contestazione delle baronie. La realtà è che continua questa filosofia del non venire così a vedere come si spende il denaro pubblico, diciamolo volgarmente. No? Io sono per la scuola privata, perché piaccia o non piaccia a qualcuno, la scuola privata ha mantenuto quel rapporto diretto, no? Con i ragazzi, quello che sovente la scuola pubblica non ha fatto, anche in forza, forse, di un lavoro certo, sempre e comunque. I docenti che non devono dare risposte del loro lavoro, perché anche i crediti hanno il significato di risposte al lavoro, e dello studente e del docente. Ecco, in questo quadro direi il credito, chiamiamolo altrimenti, io ritengo che sia una verifica costante reciproca. Ecco, così immagino la umanità dell'insegnamento, la umanità della scuola. Io no, non personalizzo manco, ma immaginerei grande quel docente che avesse il coraggio non di dire studiate da pagina X a pagina Y, oppure vai in cattedra e leggi alcuni passaggi del proprio testo o del testo altrui e ha salvato la coscienza. Immaginerei grande quel docente che avesse anche il coraggio di dettare la lezione allo studente, assumendosi in pieno la responsabilità di quello che dice parola per parola. Avrei il docente cosciente e responsabile, quello che ahimè non tanto mi pare che oggigiorno accada. E su questo verso, oddio, mi sono espresso in maniera da modestissimo allievo, no? Però su alcuni punti, no, e anzi, siamo quello d'accordo. Che poi mi ha chiarito, in effetti, d'accordo. Mi fa trovare in consonanza con quello che all'inizio lei ha detto, ma poi l'aveva detto, io vi provoco e poi datemi delle risposte. Grazie. No, grazie a voi. Ma comunque quello che diceva l'onorevole corrisponde. Una volta il docente creava il libro, si studiava sul libro, quindi praticamente più che dettare è di fatto tutta la sua dottrina, e questo è il mio libro, e diventano i temi di confronti. Credo che le docenze vere sono quelle ancora oggi, quindi non è cambiato. Non dimentichiamo che
anticamente, e io lo ritengo che sia valido ancora oggi, sono gli alunni che si spostano per andare a sentire quel docente, non è il docente che si muove per andare a fare lezione. Quindi praticamente se un docente vale, e ci si sposta per andarlo a sentire. E no, io parlo anticamente. Oggi sì, io parlo anticamente e così, insomma. Guarda, io questa volta personalizzo. Io insegnavo all'Orientale, mi hanno chiesto alla Gregoriana, io ho detto che non mi sposto perché sono qui. E difatti quelle della Gregoriana sono venute all'Orientale. Perché il concetto del docente è lui che fa all'università. È il docente che fa, perché è la università del suo mondo che interessa agli altri. Per cui le strutture universitarie sono strutture, ma non è ancora l'università. L'università è ancora l'insegnamento. Ecco perché l'insegnamento entra nel momento nel quale si dà la qualità della vita, la quale entra poi in una qualità della comunicazione sul piano tecnico specifico di quello che sarà il lavoro, sarà la comprensione, eccetera. Io credo che... Qua ho un'altra visione abbastanza complessa, certo in poche battute, ma che sono convincimenti che tiro da anni e che ho sempre espresso anche pubblicando, eccetera. Noi ci troviamo nell'area mediterranea. Il mondo di oggi, il mondo internazionale, soffre per la mancanza dell'umanesimo che deve dare il Mediterraneo. È tutto qui il dramma. Noi non siamo voce che responsabilmente dovremmo dare al mondo, perché il mondo la esige ma non la diamo. Noi siamo specialisti dell'universo interiore dell'uomo, dovremmo recuperarlo. L'antichità conosceva l'universo interno dell'uomo come l'uomo sta cercando oggi di comprendere l'universo esterno. Di fronte a un piccolissimo sintomo, come dicevo prima, una parola, una tendenza, immediatamente sapeva dire che tipo di malattia si stava presentando nella qualità della vita di quell'individuo. Le cosiddette virtù, noi ne facciamo 4, 7, ma quelle ne conoscevano centinaia, come gli specialisti di medicina. Ora, l'uomo è tutto proiettato all'esterno con la confusione che la proiezione verso l'esterno, che dà un benessere materiale, ecco dunque la qualità della vita. Quello che è stato un po' il ministero francese della qualità della vita che ci ha un po' desviati. Di fatto, come dicevo prima, la qualità della vita è soprattutto un interiore, quindi un universo, che sa gestire l'universo esterno, qualunque esso sia, appartenendo nel tempo e nella storia, e quindi con le scoperte tecnologiche, quindi di evoluzione, ma mai perdere il controllo e quindi la gestione dell'universo tipico dell'uomo, che è il suo mondo spirituale. Se il mondo tecnologico, se il mondo esterno è conquista dei popoli non mediterranei, a cui va dato merito e va anche promosso, è a noi che compete quello di dover tenere presente l'altro universo, che poi in effetti ha fatto il mondo, almeno quello occidentale che noi conosciamo, grande. Il concetto di libertà è un bene immateriale che appartiene all'area mediterranea. La civiltà della comprensione e dell'amore, di cui l'espressione più alta per chi ha la fede si chiama Gesù Cristo, entra sempre nei beni immateriali. Noi uomini del Mediterraneo stiamo perdendo tutti questi beni immateriali in favore di quelli immateriali, come a dire che stiamo vendendo gli immateriali per comprare i materiali. In questo senso io sono un anti-americano, in questo senso. In questo senso sono un antirusso, in questo senso. Cioè voglio dire allora che noi che siamo dell'area mediterranea, quindi Nord Africa, Grecia, Spagna, tutti quei paesi che hanno avuto questo bagno d'acqua, dove ci sono dei colori fondamentali dello spirito e sono diventati anche nutrimento per noi, no? Per cui noi ci mangiamo persino l'oro, che è il grano. E adesso non ci faranno mangiare manco più quello, no? Quindi noi tutto sommato abbiamo questo compito forte di operare. Noi mediterranei, soprattutto dell'Italia meridionale, dobbiamo tra virgolette ribellarci. Sembra che un prete vi sta chiamando alla ribellione, ma questo non è altro che il futuro non solamente nostro,
ma di una umanità e quindi del bene che noi vogliamo all'uomo, che significa umanità. Ecco perché io su queste cose sono molto molto sensibile e scatto, perché è vero che sono sacerdote e vengo da una vera vocazione sacerdotale, questo ve lo garantisco, ma nello stesso tempo sto molto vicino all'uomo di oggi, che lo trovo molto povero, perché il pianto che noi conosciamo di quando si nasce, di quando si muore in quest'arco, nell'arco si è moltiplicato. Ecco perché io dicevo, ma non è possibile che un uomo che sta nel benessere economico ha tanta sofferenza. E ancora io vedo che il ragazzino che pulisce i vetri con certi occhioni, che non è nostro, che è così via, te lo vedi ancora che ti sorride addosso. Parlo di un'esperienza. Io ho vissuto un anno a Santo Domingo. Lì ho dato anche lezione solo ai docenti universitari, chiedendo loro che facessero una università che fosse per la identità, avesse queste tre realtà, il cristianesimo, l'ebraismo e la realtà musulmana. Poi due anni dopo che io ero a Roma, vennero a dire l'abbiamo fondato l'università, era per le radici, perché vicino poi c'era Castro, no? E quindi e per me era dunque la identità religiosa come elemento forte per la creazione di una civiltà dei beni materiali, no? E che quindi non è vero che la non credenza in Dio dà una civiltà materiale di più alto livello. Quindi, stando lì vicino, io avevo chiesto loro, quindi senza parlare di Gesù Cristo, Madonna e Santi, ma entrando esattamente in queste categorie. Ora, una delle cose che a me ha impressionato tremendamente quando sono arrivato lì è che a Roma venivo io dall'esperienza di aver fatto un po' da cappellano, nel senso che c'erano queste ragazze universitarie ospitate nei collegi romani, che le mamme si sentivano più tranquille stando da delle suore, perché potevano entrare negli orari giusti, la notte non giravano, eccetera. E quindi ho avuto il contatto con queste ragazze tristissime. Non racconto altre cose, episodi di cui i genitori non sapevano niente per niente, manco le suore e così via. Quindi, allora, storie tristissime. Io vado lì e vedo ragazze poverissime, ma sempre con una gioia, con un sorriso tremendo. E la povertà o era la qualità dello spirito? Era l'universo interiore o era invece la cosa? Perché secondo i canoni esterni del bene materiale, quelle dovevano essere più contente. Cultura, soldi, perché città, avevano lasciato i piccoli paesi, in genere non tutti del sud, che si trovavano lì. Ecco perché io ritengo che l'università di Bari, l'università di Reggio Calabria, l'università di Napoli, eccetera, devono recuperare fortemente e subito la identità del territorio, perché nel recupero della identità creeranno il futuro non solo locale, ma quello umano. Perché io non posso andare a un americano, andargli a dire mi parli, mi scopri il DNA teologico, che non necessariamente è quello cattolico. Noi ci troviamo in questa drammaticità. Quando io entro in fotogrammetria, ma è chiaro, prima mi ha fatto vedere, ma io ho avuto una gioia, un respiro interno. Perché? Perché quella fotogrammetria, adesso io parlo da esteta, no? Da storico dell'arte, che mi compete di più, all'interno io trovavo lo spazio, cioè non vedevo più la fotografia tutta schiacciata e quindi una memoria che si poteva ricreare dentro di me. Ma di fatto, vedendo la fotogrammetria, io già mi trovavo dentro, quindi ho recuperato lo spazio. Ma è lo spazio quello dello spirito umano. È nello spazio che ci si muove, nello spazio mentale e nello spazio fisico. Quindi questa disciplina non fa altro che recuperare nuovamente le dimensioni dell'uomo. E come vediamo, quando si parla di dimensione, non è soltanto altezza e base, ma anche profondità. Forse non conosciamo più la profondità.
Ed ecco che l'umanesimo nell'insegnamento di una fotogrammetria significa dare anche l'umanesimo di una profondità dove dal bene materiale si passa alla conoscenza spirituale. È tutto lì. Ancora un esempio. Io sono andato a fare lezioni nel mese di aprile a Montevideo, come ho detto. Non mi volevano. O meglio, dicevano di no di lì. Perché? Perché la settimana santa è praticamente la settimana del turismo, coincide perfettamente. Quindi per non fare la settimana santa dall'Ottocento, a motivo proprio della massoneria ottocentesca. Quindi mi hanno detto, no, guardi, di lì, no, quelli di Montevideo, il Mercosur, noi non consigliamo. Perché vanno tutti in vacanza, c'è niente da fare, che viene a fare? Lo Stato fa un investimento, perché io poi mi sono portato due assistenti, quindi ho fatto il trittico nelle lezioni, siamo andati in tre. Ecco il docente, se mi volete, adesso, diversamente, chi si è visto e si è visto, ci sono andato. È chiaro che i direttori dei musei, eccetera, era numero chiuso, ed erano 50. Quindi si pensava che la Settimana Santa, addio. Per raccontare la Settimana Santa vi racconto così. Buenos Aires, prendo l'aereo, no, per andare a Montevideo. Quindi aereo di Montevideo, Puna. Il mensile loro che mettono per spiegare nel mese di aprile, ogni mese, quali sono le festività, insomma, come si può passare bene in quella nazione durante quel mese. C'è l'articoletto Settimana del Turismo, all'interno raccontano, detta da alcuni Settimana Santa. A fianco, la pagina io poi me la sono strappata un po' abbassando gli occhi, strappando così, perché dico non è che questo qua, perché accanto c'era la figurina di una donna proprio in costumini, proprio, quella era, quindi praticamente peggio di Folies Bergère, no? E quindi... Ecco, questa era la propaganda di quest'anno lì per la settimana, per quello che era la settimana del turismo detta da alcuni Settimana Santa. Beh, io ho fatto lezioni e nel parlare tante cose ho spiegato dei beni materiali e immateriali e gli ho detto, a guardare le vostre facce qui non c'è nessun indio, non c'è nessun indio. Voi vi siete persi il bene immateriale della Settimana Santa. Me lo siete persi. Persone dotte di cultura, qualcuno è venuto a dirmi, poiché io sono ateo, eccetera, però ero emozionatissimo durante le lezioni di storia dell'arte, quando facevo storia dell'arte toccavo, perché non è storia della materia, è storia della spiritualità impressa nella materia. Quindi spiegando la materia esce fuori tutta la luminosità e lì nascono le emozioni e si sente la povertà di non averle. Allora sono venuti a parlare. Alla fine... Tutti sono venuti a darmi gli auguri di Buona Pasqua, non solo, mi hanno chiesto, uscivo sempre in televisione al telegiornale, ma il Venerdì Santo per la prima volta mi hanno fatto parlare un quarto d'ora di Venerdì Santo e per la prima volta dopo 100 anni hanno dato gli auguri di Buona Pasqua a tutto il popolo. Quindi come a dire allora che non è vero. E da dire che fuori c'erano tutti i giorni un'altra quarantina di direttori che volevano entrare qualora ne venisse meno qualcuno. Quindi non era vero nulla tutto questo. Io credo allora che il continente mediterraneo, che ha continuato e continua nella Latina America, soprattutto è l'Andalusia, la capitale poi del passaggio, no, io credo allora che effettivamente se noi riusciamo come mediterranei a restituire la terza dimensione, no? All'uomo, veramente svolgiamo quella caritas umana che si deve a tutti e ne beneficeremo moltissimo noi come qualità di vita, ne beneficerà il territorio perché ritornerà a risplendere e nello stesso tempo facciamo sì che l'uomo non vada, adesso potete capire quello che dico io, verso dittature. Forse adesso
queste mie parole entrano in un contesto.